In data 4 settembre io e il collega consigliere Massimo Battista abbiamo presentato una interrogazione per sapere quale soggetto dell'amministrazione comunale ha autorizzato il deposito di quei rotoli altamente infiammabili che puntualmente hanno poi provocato il rogo allo stadio Iacovone. Abbiamo chiesto chi è stato ad autorizzare il deposito lì sotto la curva sud. A tutt'oggi nessuna risposta, un fatto gravissimo, quando invece per legge entro 20 giorni noi come consiglieri comunali dovevamo avere assolutamente risposta. È un fatto gravissimo, inaudito, gravissimo. Per quale motivo l'amministrazione comunale non ai sensi della 241 della legge sulla trasparenza degli atti che riguarda tutti i cittadini, ma in modo particolare riguarda noi consiglieri comunali, noi abbiamo chiesto accesso alle carte, ai documenti, nulla di tutto questo. E allora, caro sindaco, cara dirigente ai lavori pubblici Irianni, noi pretendiamo risposte, vogliamo sapere chi è stato. Non ci si può trincerare dietro la scusa delle indagini in corso. Le indagini sono una cosa, l'atto che è lì, ai sensi della trasparenza, deve essere reso noto almeno a noi consiglieri. Poi si faranno tutte le indagini. C'è un atto? Qual è il motivo di non renderlo noto, di negarcelo? Vi stiamo avvisando, arriveremo al punto e siamo vicinissimi, di portare le carte in procura. Siamo arrivati a metà ottobre e da quel dì, dal 4 settembre, quando immediatamente dopo il rogo avanzammo l'interrogazione, non c'è stata alcuna risposta. È una vergogna, una situazione vergognosa. A dei consiglieri comunali vengono negati degli atti. Gravissimo, gravissimo. Dite chi è stato. Poi la magistratura appurerà le responsabilità, se ci sono state, se non ci sono. Ma vogliamo sapere chi è stato. Per quale motivo non volete dircelo? Se non avete nulla da nascondere, rendetecelo noto. Andremo direttamente in procura. Vi abbiamo avvisati.